Grazie a te, anche stamattina siamo insieme e condividiamo una bella porzione della parola del Signore. Un messaggio speciale ci ha dato il Signore stamattina. Noi molte volte valutiamo tutte le cose che abbiamo, gli diamo tanto, tanta importanza. Dio ci vuole dire qualcosa di importante stamattina, che tutto quello che abbiamo e tutto quello che ci dà e quello che ci darà ancora è una grande benedizione di Dio. Ma l'unica cosa dobbiamo stare attenti di non farle penetrare nel nostro cuore che prendono il posto di Dio nella nostra vita. Perché se prendono il posto di Dio nella nostra vita, allora noi siamo le persone più insoddisfatte che possono esistere. E proprio quando abbiamo tutto, se non abbiamo il Signore, ci manca tutto, perché non ci soddisfa più. Diciamo che non realizziamo quello che dice la parola del Signore, sono contento nello stato in cui mi trovo. I credenti che camminano col Signore possono avere di più o di meno, ma hanno un punto di riferimento fermo nella loro vita. Abbiamo un punto di riferimento fermo ed è quello, siamo contenti nello stato in cui ci troviamo. Non invidiamo nessuno perché non vorremmo cambiare con nessuno la nostra posizione in Cristo. Quando invece manca Cristo nella nostra vita, tutto quello che abbiamo è una insoddisfazione continua. È come correre da una montagna all'altra e pensare di aver toccato il cielo. E allora siamo le persone più insoddisfatte. Se invece noi sappiamo amministrare e ci facciamo liberare dal Signore, liberare vuol dire che rimuove quelle cose che si attaccano sul nostro cuore e che poi alla fine non soddisfano le esigenze del nostro cuore, dell'apparato spirituale, del nostro intimo, del nostro essere, allora lì cambiano le cose. Questa mattina vogliamo leggere insieme un passo molto importante che tutti conosciamo, tutti abbiamo sentito parlare del giovane ricco. Ebbene, stamattina lo vogliamo rileggere, lo leggiamo insieme e guardiamo cosa il Signore ci fa comprendere. Non è detto che tutte le volte che parliamo di qualcosa nella parola del Signore noi esponiamo tutto. Quello che è la dottrina biblica, assolutamente no. È una porzioncina che va abbinata ad altre. Alcune cose le abbiamo, altre man mano che li leggiamo e li meditiamo insieme si aggiungono e crea quella formazione necessaria che noi abbiamo bisogno per essere equilibrati un pezzo alla volta. Questa mattina il messaggio è che passa dalla parte di Dio, cioè come uno spostamento che facciamo perché l'esperienza ci aiuta a comprendere che se siamo dalla parte sbagliata qualcosa non funziona. Diciamo è come siamo dalla, quando siamo col corpo dalla parte sbagliata in un posto che sentiamo freddo, dobbiamo passare dalla parte dove c'è il sole. Se siamo esposti in una parte dove c'è corrente d'aria forte che ci disturba, dobbiamo passare dove c'è un riparo e di conseguenza questo passaggio ci aiuta a sentirci meglio. Nella nostra vita spirituale è la stessissima cosa. Perciò passa dalla parte di Dio vuol dire che guardiamo nella posizione che siamo. Se ci accorgiamo che c'è qualcosa che non funziona perché lo sappiamo, perché lo sentiamo, perché abbiamo un'intelligenza che ci parla, abbiamo una coscienza che ci fa comprendere, allora passiamo dalla parte giusta. Leggiamo insieme, prima di, eh, mentre andiamo avanti, nel capitolo 19 dell'Evangelo di Matteo. Segnati questi versi così poi ti Sono di aiuto nel continuare il cammino. Eh? Va bene, capitolo 19 di Matteo, verso 16: Ed ecco un tale gli si accostò e gli disse: Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna? La prima cosa questo giovane pensava che doveva essere guadagnata. Cioè, che devo fare? Per... Cioè, non si rendeva conto che Gesù è venuto per dare Lui a noi gratuitamente. Lui voleva sapere che doveva fare. Il sistema religioso normalmente ci dice sempre quante cose dobbiamo fare. E non è così, perché abbiamo tante cose da fare, ma non servono per guadagnare la salvezza. E perché? Siamo salvati, li dobbiamo fare. Ma non facendole recuperiamo punteggi. Dio ci deve aiutare a comprendere queste cose. Non c'è un punteggio davanti al Signore? Oppure facciamo più opere possibili che poi meritiamo di più? Perché le nostre buone opere, Dio li mette esposte così come se fossero. Esposte davanti a noi, le nostre buone opere, dice la sua parola, sono come un panno lordo nella sua presenza. E allora non li dobbiamo fare. Certo che li dobbiamo fare, ma dobbiamo avere chiaro in mente che perché siamo salvati dobbiamo fare alcune cose che Dio ci ordina nella sua parola. Ma la salvezza è gratuita. Che devo fare? Ascoltiamo cosa dice il Signore Gesù. Guardiamo nel verso 17, Gesù come gli risponde in un modo bello e speciale. E Gesù gli rispose, perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Perché gli aveva detto maestro buono. Uno solo è il buono, cioè uno solo Dio, lo indirizza verso colui che gli può dare. La vita eterna, verso la fonte della vita: uno solo è buono, cioè Dio. Ma se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti: allora uno solo è buono. Benedetto Gesù gli indica Dio, unica fonte di bontà, unica fonte che è buono, Dio. Ma la nostra natura peccaminosa non ci permette e non possiamo adempiere a tutti i comandamenti ed abbiamo bisogno della grazia di Dio, cioè in parole diverse, uno solo è buono, ma se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti che noi con la nostra natura non riusciremo mai ad adempiere i comandamenti di Dio perché i comandamenti di Dio sono spirituali, di natura spirituale. Noi siamo carnali, ed ecco che San Paolo lo spiega nell'epistola ai Romani, dove dice che io con, eh, voglio servire Dio che è spirito, ma mi ritrovo il corpo che è nella carne e non riesco ad adempierli. Perciò abbiamo bisogno della grazia di Dio. Diciamo che c'è un livello superiore che noi non lo raggiungiamo mai. A volte, per esempio, sentiamo delle persone che hanno dei cani addestrati. E qualche volta tu l'avrai sentito, dice, a sto cane gli manca solo la parola. Dà l'impressione che se quel cane Avesse la parola lo possiamo mettere come un uomo, ma <coughs> la parola del Signore ci aiuta a comprendere attraverso quello che Gesù dice: che l'adempiere alla, alla legge di Dio noi non arriviamo mai a mantenerla perfetta come perché la legge è perfetta, noi siamo imperfetti, che dobbiamo mollare allora? No. Diciamo, l'immagine che ho portato del cane, che il padrone tanto che gli vuole bene, e questo cane si muove veramente bene perché gli va a, prendere la, gli va a fare la spesa, a questo cane gli manca solo la parola, ma non gli manca solo la parola per essere uomo, è di natura diversa, può essere un cane intelligente ma non può mai adempiere a quello che abbiamo noi, perché noi abbiamo una coscienza diversa, abbiamo un modo di fare diverso, siamo diversi perché siamo diversi. Dio ci deve aiutare. Così siamo diversi da Dio, da nostra natura. Abbiamo bisogno della grazia di Dio ed abbiamo bisogno dello spirito di Dio che deve trasformare il nostro modo di pensare e questo è innesto lo si può fare. Ieri mangiando l'anguria a casa, ha detto Giovanna mia figlia, mettiamoci un po' di limone sopra perché è più leggero mangiarlo. Marco mentre mangiavamo ha detto, beh, fosse bello fare un innesto col melone, con l'anguria e il limone. Così crescono già. Fatti così, ho detto guarda Marco, queste due nature non vanno d'accordo e non si possono innestare. Perché l'anguria è una pianta che si muove in un modo, il limone è un'altra pianta. Allora con il limone si può fare l'arancio, si può fare il mandarino. Ma poi si ferma la struttura, non può continuare. L'esempio qual è? Che il cavallo con l'asino possono fare il mulo, ma il mulo non produce figli, perché si ferma nella, nel recinto che Dio ha stabilito. Perché noi possiamo diventare figli di Dio attraverso la grazia? Perché il figlio di Dio è venuto e è diventato figlio dell'uomo. E può innestare la natura divina sulla nostra natura e siamo figli di Dio, ma sempre, sempre per grazia. Non possiamo pensare che osservando la legge divina noi ci acquistiamo, perché il, il giovane dice che devo fare. Lui è abituato un po' a pagare tutto, è un tipo di quelli che pensa che perché è ricco si può avere tutto, basta che paga. Un altro come lui si trovava con Pietro che voleva pagare per il dono dello Spirito Santo perché lui era abituato a fare arte magiche e voleva prendere corpo con un'altra natura. Voleva pagare a Pietro negli Atti degli Apostoli per dire: Dammi pure a me questa potenza che quando impongo le mani vengono battezzati nello Spirito Santo, quanto ti devo dare? Non si possono comprare queste cose. Pietro lo sgridò e gli disse: hai bisogno di ravvederti perché hai pensato questo. Perciò vedi il concetto deve essere chiaro: che la trasformazione, la rimozione del nostro male eh, che abbiamo, lo può fare solo Dio, perché Dio ha il potere di farlo. Allora ripetiamo quello che è. Gesù gli indica Dio unica fonte di bontà, ma la nostra natura peccaminosa non ci permette e non possiamo adempiere ai suoi comandamenti ed abbiamo bisogno della grazia di Dio. Guardiamo nel verso 21, è bello questo Gesù con questo giovane, perché è un parlare semplice. Ma profondo. Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri ed avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguitami. Oh, il Signore ci deve aiutare a comprendere. Lui ha detto che vuole entrare nel regno dei cieli. Gesù gli dà le indicazioni. Ma guardiamo, Gesù gli fa capire che in realtà lui non ha colto lo spirito della legge, come dice lui, perché la risposta sua superficiale, nel verso 20 lo leggiamo, aveva risposto ma a modo suo. Che cosa aveva detto? Aveva detto il giovane a lui, tutte queste cose le ho osservate. Che mi manca ancora? Le aveva osservate a modo suo, perché pensava che quel poco di religiosità che aveva gli avrebbe dato la possibilità di ereditare il regno dei cieli, mentre il suo cuore era occupato da altre cose. Era occupato dalla ricchezza, che Gesù non gli voleva far vendere tutto, ma lo voleva liberare per avere veramente Dio al primo posto, perché realmente lui non aveva fatto così, perché la sua natura egoista che aveva fatto della ricchezza il suo idolo, non era vero che aveva messo Dio al primo posto come Gesù gli aveva detto. Guardiamo la legge cosa dice e poi ci confrontiamo cosa faceva lui. In Esodo capitolo 20 verso 3 nei dieci comandamenti, guardiamolo insieme, dice che c'è qualcosa di importante che noi dobbiamo sapere. Non avere altri di nel mio cospetto. Ma che cosa aveva questo giovane nel cuore? Dalla risposta che diede al Signore, il suo Dio era la sua ricchezza. Perché quando Gesù gli disse vendilo, non aveva bisogno dei suoi beni Gesù per, perché li avesse messi nella missione, perché Gesù era sostenuto da donne, come dice la parola del Signore, che sostenevano la sua missione. Gesù voleva liberarlo perché al posto di Dio lui aveva le ricchezze. E pensava che attraverso le ricchezze, con il suo cuore pieno di ricchezze, con qualche Ave Maria e qualche Gloria Padre aveva sistemato la faccenda. Non è così. Noi abbiamo bisogno della grazia di Dio. In realtà il suo Dio era la ricchezza. Guardiamo insieme poi come si prosegue con questo argomento molto bello con Gesù, perché è semplice ma chiaro. Leggiamo insieme nel capitolo 19, verso 23 di Matteo. Matteo 19:23. E Gesù disse ai Suoi discepoli: Io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli. Che strano. Gesù che cosa vuole dire qua? Gesù vuole dire questo e poi se tu hai altre risposte che ti dà il Signore, meglio ancora. Gesù dice che chi è abituato a pensare che con i soldi può fare tutto, si sbaglia. Perché la salvezza non si può comprare né con i soldi né con qualche poco di adesione a regolucce religiose anche se ce le imponiamo ogni giorno. Perché abbiamo già chiarito che se noi vogliamo fare le opere per meritare la salvezza, la salvezza è per grazia, non c'è prezzo, ci sia chiaro in mente. Ma allora perché Gesù dice a questo di vendere? Perché lo vuole liberare, perché sa che quello ha un cuore ingrippato. Cioè ingrippato che vuol dire? Quando cammini con la macchina e una botta si ferma la macchina che non gira più, non ti muovi più da dove sei, perché il motore ormai è andato. il cuore di quel giovane per stare troppo dietro alle ricchezze, era stato così tanto permeato da questo modo di vita che non riusciva più a capire che la salvezza è per grazia e poteva riceverla in quel momento se si fosse aperto a Dio. Dio ci deve aiutare. Gesù dice che chi è abituato a pensare che con il suo sistema religioso può essere salvato e se tu sei una di quelle stamattina e pensi che facendo certi sacrifici ricevi la salvezza, tu non la ricevi mai. Allora forse tu ti poni la stessa domanda di quel giovane ricco, allora che devo fare e chi può essere salvato? Dio ci deve aiutare. Guardiamo nel verso 24. E da capo vi dico che è più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio. Oh, Signore, aiutaci! Allora è tanto difficile, allora i discepoli veramente. Con un esempio facile, Gesù fa vedere l'impossibilità che c'è. Se noi pensiamo a modo nostro di voler guadagnare la salvezza facendo tutti i tipi di sacrifici, oh, non è possibile. È più facile, Gesù dice. Una cosa impossibile a essere che un cammello passa per la cruna di un ago. La cruna di un ago non è un ago che si cuce. La parola del Signore quando parla ci aiuta. La cruna di un ago è vicino alle porte della città. Quando si passava con i carichi di cammelli e così via, quando, avevano, quando arrivavano con un poco di ritardo, che le porte erano chiuse, i cammelli restavano davanti alla porta. A fianco alla porta c'era un piccolo buco che si chiamava la cruna di un ago. Cruna d'ago perché serviva per far entrare il proprietario. Il cammello non poteva passare, però chiusa la porta poteva passare per quella cruna d'ago solo il padrone, perché si infilava, si piegava e passava. Il cammello non poteva passare. Gesù porta questo esempio per dire guarda quanto è impossibile che il cammello passi dove passa il padrone, perché è molto più grande, così è difficile che un ricco entri nel regno dei cieli. Con una piccola parabola Gesù dà la più grande risposta per farci capire che è inutile che ci proviamo religiosamente, perché non entriamo. Fermati per un attimo, se stai facendo solo funzioni religiose, o se pensi che attraverso le tue donazioni puoi entrare nel regno dei cieli, Dio ti dice stamattina, Gesù ti dice, che non ci puoi entrare manco se piangi tutta la vita. Ma guardiamo nel verso 25 cosa dice il Signore, perché. La parola del Signore stamattina non parla con i discepoli di altri tempi, non parla del ricco, parla a ciascuno di noi. I suoi discepoli, udito questo, udito questo, sbigottirono forte e dicevano chi dunque può essere salvato? Allora dice, se sì, come dici tu Gesù, allora non può essere salvato nessuno. Tutti i poveri possono essere salvati, ma non è vero, perché neppure il povero può entrare per la sua povertà? C'è una regola fissa, c'è una regola seria, la salvezza è per grazia. Ci sono alcuni punti nella, nella nostra storia, nella nostra vita, che le regole sono uguali per tutti. Non c'è un essere al mondo che non è passato nel seno materno, giusto? E non c'è un essere al mondo che non muore. Sono regole universali, come la salvezza è una regola universale, Gesù lo sta dicendo, che si può essere salvati per la grazia di Dio e nient'altro. Non c'è un altro modo che poi dobbiamo cambiare strada. Che dobbiamo muoverci diversamente perché il Signore ci ha salvato, perché prendiamo coscienza che siamo chiamati per compiere altre opere, questo va bene perché l'Evangelo ci istruisce, ma per la salvezza in sé non è possibile se non per grazia. Perché San Paolo lo spiega bene quando dice: Egli è per grazia che voi siete stati salvati, non per opere giuste che noi abbiamo fatto affinché nessuno si glori, perché la salvezza è un dono di Dio. Anche se la ricchezza è una benedizione di Dio, può diventare un ostacolo per entrare nel regno di Dio. Dio ci deve aiutare. Ma come? Dio mi ha benedetto, io sono arricchito, la benedizione è di Dio. E allora, se Dio mi ha benedetto, la benedizione di Dio è una cosa, la salvezza è un'altra cosa. Dio ci deve aiutare. Il Dio del giovane erano le ricchezze, ora, doveva scendere da cavallo per così dire, doveva posizionare Dio al posto delle ricchezze, e poi li possiamo avere. Le ricchezze come ci possono ostacolare dal servire Dio? Guardiamole. Nella parola del Signore ci sono tutte le spiegazioni che abbiamo bisogno. Guardiamo insieme in Luca capitolo 14 verso 18. Come per avere certe cose possiamo perdere il meglio. Luca 14 18. E tutti ad una voce cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse, ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego, abbi per scusato. In parole diverse, questo signorotto che aveva comprato un campo perse l'occasione di andare all'invito che il Signore gli aveva fatto. È una benedizione avere il campo. Ma non dobbiamo trascurare di nutrirci alla mensa del Signore. Ecco dove possiamo avere la difficoltà. A tutti ad una voce cominciarono a scusarsi. Il primo disse ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego abbimi per scusato. Cosa c'è di male nell'andare a vedere un campo? Dio ci vuole dare tutto. Però dobbiamo sapere che... C'è un invito fatto dal Signore e noi dobbiamo sapere quando andare a vedere il campo e quando dobbiamo andare per nutrirci alla mensa del Signore. Guardiamo nel verso 19 che ci aiuta perché così comprendiamo, ma comprendiamo, attenzione sore, frate, quando noi comprendiamo non ci serve per avere compreso un po' un bel messaggio perché Gesù un giorno disse così ai suoi quando gli chiesero se serviva pure a loro Gesù disse che il suo parlare serviva prima di tutto ai discepoli serve a noi stamattina ma non solo ma quando noi abbiamo capito un altro giorno gli disse Avete capito? E loro dissero sì. Gesù, il grande maestro per eccellenza, il figlio di Dio, non disse: Ma che belle discepoli mi sono trovato. Sono intelligenti, hanno capito. No, stavolta gli mettiamo 8, 9, a seconda la scuola che si fa. Gli mettiamo 10, 110 e lode. Hanno saputo rispondere. No. Gesù disse: Se avete capito, siete beati, siete felici. Se lo fate. Ora, la felicità nostra stamattina e ogni volta che siamo davanti alla parola del Signore non è se abbiamo capito per ricevere 110 e lodi sulla, lode, lodi sulla pagella. Quando noi comprendiamo dobbiamo indirizzare il nostro cuore nel fare siete beati, siete felici se lo fate noi quando leggiamo la parola del Signore quando la meditiamo insieme dobbiamo ringraziare Dio che ci fa comprendere ma per poter fare poi guardiamo insieme nel 19 cosa dice e un altro disse ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli ti prego abbimi per riscusato non è detto che i buoi non si possono avere, non è detto da nessuna parte nel Vangelo che noi non possiamo avere cinque paia di buoi e un bel terreno dove andiamo a mietere e a seminare, ma io dico che noi ne possiamo avere cento paia di buoi, uomini di altri tempi e uomini presenti. Davide non era un fannullone o che non sapeva cosa doveva fare, lui amministrava la sua casa, amministrava il regno, portava avanti la guerra, portava avanti tutto, ma Dio aveva un posto speciale nella sua vita. Da nessuna parte c'è scritto che noi non possiamo avere, ma dobbiamo stare attenti che quelli non diventano ostacoli nella nostra vita, quando diventa un ostacolo. Allora abbiamo perso, abbiamo perso tutto. Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli. Ti prego, apimi per scusato. I cinque paia di voi dovevano andare un'altra volta perché per quella occasione doveva essere così fatto. Dio ci deve aiutare. Guardiamo nel verso 20. Ci aiuta. La parola del Signore è semplice, ci aiuta a riflettere per poi cambiare, cambiare posizione. A un altro, e un altro disse ho preso moglie e perciò non posso venire. Dio ci aiuti. Se Dio dice nella sua parola che il, il marito, il figlio, lascerà il padre e la madre e si unirà alla moglie, lo dice Dio ed è importante che noi pensiamo di sposarci, moglie o marito. Ma il Signore ci deve aiutare a comprendere che vuol dire. Vuol dire che noi possiamo avere tutto, ma il Signore deve avere il primo posto. Quando il Signore ci invita, noi dobbiamo prima di tutto è e poi quando torniamo a casa ci mettiamo d'accordo con la moglie e con il marito. Perciò le ricchezze possono essere un impedimento pur essendo una benedizione di Dio. Se noi non equilibriamo il nostro modo di camminare con Dio, Dio ci deve aiutare. Perché la legge dice quello che abbiamo letto prima. La legge dice, lo rileggiamo, che può essere utile. Esodo 20 verso 3. Non avere altri Dio nel mio cospetto. In parole diverse, quando Dio occupa il nostro cuore, deve avere il primo posto. Gesù deve avere il primo posto. Gesù è Dio. Sono tutte buone, perché Dio ci dà tutto. Gesù dice che per passare dal regno di Satana al regno di Dio è. Possibile solo a Dio. Guardiamo nel verso 26 del capitolo 19 dell'Evangelo di Matteo. Quando tutto sembra impossibile, Gesù dice che è possibile, ma lo deve fare sempre Dio perché la salvezza la offre Dio. E Gesù, guardateli fisso, disse loro, agli uomini: questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Gloria al Signore. Dobbiamo andare a Dio per avere la salvezza. Dobbiamo andare al Signore Gesù Cristo. Non sono le nostre opere, non è la vendita dei nostri beni. Dio ci deve aiutare. Gesù dice che per passare dal regno, perché... È un passaggio, io ho detto prima, passa dalla parte di Dio. Quando noi passiamo dalla parte di Dio, la parola del Signore nell'insieme della rivelazione ci fa comprendere che opera grande fa il Signore quando ci dà la salvezza. Egli ci strappa dalle tenebre alla luce, ci tira fuori dalla potestà di Satana e ci porta nel regno di Dio, perché parla del regno di Dio. Cioè, è un trapianto completo, è come una pianta che la togli fuori da un bosco, da, da una selva e la vai a posizionare in un giardino dove può crescere come vuole, ha tutto lo spazio di poter crescere. È un trapianto, è la vita nostra che cambia. Per l'intervento dello Spirito di Dio nella nostra vita. A Dio è possibile. Ciò Gesù ci spiega attraverso piccola, eh, questo piccolo ragionamento con questo Signore rotto che si trova che poi se ne andò tutto dispiaciuto. Signore, aiutaci a rispondere a quello che tu ci fai comprendere stamattina: che non ce ne andiamo dispiaciuti pure noi. Dio ci deve aiutare. Sono tutte buone perché Dio ci dà tutto. Noi dobbiamo sapere mettere ogni cosa al suo posto e ad ogni posto la sua cosa, nella nostra vita. Perché tutte queste cose ci inaridiscono e, ci danno, e non ci danno il piacere che noi ci aspettavamo prima di averle. Dio ci deve aiutare. Sai, senza il Signore tutte le cose, tutti i traguardi che tu raggiungi sono privi di felicità, perché c'è un vuoto nel tuo cuore, nel mio cuore, che deve essere riempito di quella parte spirituale dello spirito di colui che ci ha creati, Dio. Quando viene a mancare quello... Tu ed io possiamo raggiungere tutti i traguardi di questo mondo. Prima di avere qualcosa lo fai con tanto desiderio quando ce l'hai non ti soddisfa più. Un poco come la donna samaritana, che aveva avuto cinque mariti e quello che aveva non era il suo, quando trovò il cambiamento nella sua vita, quando incontrò Gesù che gli diede l'acqua della vita. Noi abbiamo dentro di noi una parte che deve essere toccata dallo Spirito di Dio per riattivare quell'energia spirituale che noi abbiamo bisogno e che va a plasmare, a riempire, a riempire tutti quei vuoti. E sì, è come quando, non so se sei pratico di terreno, il terreno nei periodi estivi si apre si aprono si, se tu vedi nel tuo giardino si stacca la terra si restringe si stacca la terra eh, da, dalle pietre e così via vedi che si creano delle fessure e la terra come se si apre per ricevere quando viene plasmata quando viene eh, si, si collega in un modo speciale quando arriva l'acqua si riempie e si plasma e diventa un tutt'uno. Noi diventiamo un tutt'uno quando lo Spirito Santo di Dio penetra nella nostra vita. Se no, abbiamo sempre delle grandi aperture, delle sfiatatoie che non riusciamo a mettere insieme i nostri pensieri, il nostro essere, il nostro cuore. Veniamo sempre con, siamo sempre assetati. Abbiamo bisogno di un grande temporale di Spirito Santo che riempie il nostro cuore, Dio ci deve aiutare, dobbiamo sapere mettere ogni cosa al suo posto, perché tutte queste cose ci inaridiscono e non ci danno il piacere che noi ci aspettavamo prima di averle, Gesù riguardate di fisso, disse loro, agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile, Dio solo può fare questo nella tua vita e nella mia vita, noi dobbiamo andare a Dio, passare dalla parte di Dio. Se ci sei arrivato al punto che tutte queste cose non ti hanno dato quello che ti aspettavi, è non fare come il giovane ricco. Guardiamo nel verso 22, cosa fece il giovane ricco? Gesù riguardateli l'Ifis, il giovane ricco, udita questa parola, se ne andò contristato. Quando noi non accettiamo il consiglio del Signore, noi restiamo contristati come prima. Dio ci deve aiutare. Gesù non ti vuole fare vendere niente oggi. Stai tranquillo, stai tranquilla sorella. Gesù ha puntato il dito per far comprendere Dov'era il nodo che aveva nel cuore quel giovane? Ricco, bello, religioso, ma non aveva il potere di Dio nella sua vita, il regno di Dio. Puoi mantenere tutto. L'unica cosa che vuole e che è da fare lo deve fare Dio. Verso 26. Dobbiamo andare a Dio perché per Dio tutto è possibile. Verso 26, guardiamolo insieme. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Ciò vuol dire che la salvezza ce la può dare solo Dio. E se non andiamo a Dio possiamo fare tutto quello che vogliamo. Non abbiamo mai la salvezza. Gesù è Dio stamattina, ti parla, mi parla. Per Dio è possibile. Per Dio è possibile di fare che cosa? Dio vuole fare un'opera potente nella tua vita questo giorno. Ascolta bene, di rimuovere col suo potere dal tuo cuore quella specie di ricchezze che ti mandengono solo agitato. Con un correre a monte e a valle, scappando a destra e a sinistra, cercando la pace che in quelle non trovi e non troverai mai. Girerai tutto il mondo, corri a monte e a valle, forse da una spiaggia all'altra, da una discoteca all'altra, ma quando resti solo sei uno sconfitto, una sconfitta che mai più trovi la pace che devi avere. Quando sei arrivato a questo punto, ascolta, c'è Gesù che ti chiama, è Gesù che ti parla, è Gesù che lo trovi se vai a lui, è Gesù che ti chiama nella tua stanzetta dove tu puoi avere un incontro potente con il risorto Signore che quando vai a lui e lo preghi chiedendogli di venire nella tua vita, egli quando arriva col suo potere, rimuove ogni cosa e ti trasporta dalla potestà di Satana nel regno di Dio. Un trasferimento totale, che solo lui può fare, lo fa gratuitamente. Di rimuovere col suo potere dal tuo cuore, quella specie di ricchezze che ti tengono aggressivo, ti tengono così legato, così preso, che non pigli pace e che quando metti insieme tutto sei la persona più infelice che esiste. Oggi il Signore ti dice che ti vuole dare di più. Egli non ti vuole far vendere niente, ma vuole liberare il tuo cuore. Quando vai a Lui con tutto il cuore, gli dici: Signore. Io ho bisogno di te, se no la mia vita non ha senso perché senza Cristo tu vivi una vita movimentata ai massimi livelli, ma sei sempre senza un senso nella tua vita, non sai da dove sei venuto, come devi vivere e dove andrai. Hai un punto interrogativo che è dieci volte più grande di te: hai bisogno di Gesù e Lui soltanto, che non sono ricchezze perché lo sai. Lo sai molto bene, Gesù ti vuole dare le ricchezze vere. Ho detto prima: passa dalla parte di Dio, passa ora dalla parte di Gesù. Invocalo, cercalo, mettiti da parte, fermati, dai un taglio a tutte queste movimentazioni frenetiche che ti portano a monte e a valle che non sai dove devi andare, due mesi prima pensi dove devi andare, vado su quella spiaggia, a quell'incontro, a quell'intervento, quella, in quell'albergo, in quella. È tutta una vanità delle vanità, Gesù ti vuole dare la vita. Cercalo, chiedigli perdono, perché hai pensato e ti sei impegnato in cose che ti hanno deluso. Gesù ti parla ora, è l'unico che non ti delude è Gesù, e lo puoi trovare proprio dove sei, dove lo tu lo cerchi, egli è già lì, Gesù ti vuole dare di più, invocalo ora, proprio ora, Dio, Dio ti vuole, Dio ti cerca, Dio ti ha mandato un messaggio perché sa la tua condizione, sa la disperazione che c'è nel tuo cuore, pur avendo tutto, perché sei la persona più insoddisfatta, e quando sei insoddisfatto è il momento che Dio ti vuole parlare seriamente perché tutte le esperienze che hai fatto ti sono di aiuto per fare la giusta scelta davanti al Signore. Cantiamo insieme il 710, cantiamo un canto nessuno è come te. Michele ce l'hai lì? Lo mettiamo e eh, nessuno è come te colui che ti invita oggi perché hai abbastanza esperienza. Dio ti sta parlando, sai perché? Perché quello che ti sta dicendo è una verità che vivi. E proprio perché tu lo stai vivendo e hai un'insoddisfazione continua, lui ti vuole dare il piacere di una vita completa, piena, piena della sua presenza e con delle ricchezze vere e non solo, ma ti ritroverai nella famiglia di Dio. Dove senti un calore diverso insieme a coloro che camminano con il Signore. Lo hai trovato? 710. Nessuno è come te. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore, per la tua parola che ci aiuta a spostarci nella giusta direzione. Egli. Parla in un modo speciale, lo Spirito Santo ti parla, ti fa sentire che la verità di Dio ti sta, ti sta parlando e se ti sposti, se passi dalla sua parte, ora mentre siamo nella sua presenza, Egli ti abbraccia, ti stringe, ti fa comprendere quanto amore hai perso e quanto ne puoi avere ancora per quest'altro spazio di tempo che hai davanti. Adoro te. Signore mio, vai Michele, nessuno è come te. Gloria a te, Signore. Grazie. insieme Signore, dai preghiamo insieme Signore ti ringraziamo per la tua parola e grazie che tu attiri il nostro cuore verso di te Signore ti voglio presentare il fratello, la sorella che sentono che tu parli al loro cuore che realizzano nella loro vita questa verità che è la verità tua perché la tua parola ci scopre dentro e ci fa riscontrare che è tanto vero quello che tu dici ed è anche vero quello che tu ci invogli a fare. Perché come è vera la parte negativa, Signore, così è vera quella positiva che tu ci proponi di venire a te per realizzare la salvezza in Cristo che tu vuoi offrire ad ogni cuore che si avvicina a te in questa ora. Signore, io li presento a te. Il fratello, la sorella che vengono a te fa che lo spirito tuo santo attiri i loro cuori e che inizino in un cammino insieme con te ora mentre siamo nella tua presenza. Padre Dio te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Ti voglio ricordare dove abbiamo letto, prendi nota. Abbiamo letto nel Vangelo di Matteo, capitolo 19 dal verso 16, 17, 21, 20, Esodo 23, poi 19 un'altra volta da 23 a 25, Luca 14, 18, 20, ma puoi leggerlo già direttamente quando vai, nel capitolo 19 di Matteo trovi questa bella storia che ci aiuta questa bella storia, questo bel incontro che questa mattina è l'incontro che Gesù ha voluto fare con te e con me per ricordarci che la salvezza è per grazia e non per opere e che l'unico la può dare Dio perché le cose impossibili agli uomini tante volte hai provato, non ti è successo mai niente, non è cambiato mai nulla. Ma quando andiamo a Dio, le cose impossibili a te, a me e agli uomini, sono possibili a Dio. Dio ti benedica. Ci vediamo questa sera alle ore 20 per il culto di adorazione. Continua a pregare per noi. Ti voglio ricordare che siamo all'inizio del mese e abbiamo tanti, tanti contratti da far fronte in questo periodo. Per sostenere questa opera, abbiamo bisogno della tua collaborazione. Se lo Spirito Santo ti mette nel cuore perché tu ricevi beneficio da questa opera, manda la tua offerta per sostenere questa opera. Qualcuno non ha compreso, dice, ma ah, voi non li pagate mai questi debiti? Noi ogni mese, come la luce, fratello, quando tu mi fai una domanda così, io, mi dà l'impressione che tu stai su Marte. La luce ti arriva ogni fine mese, il gas ti arriva ogni fine mese, il fitto di casa ti arriva ogni fine mese. Allora ti voglio dire che a noi i contratti scadono ogni mese, ogni mese dobbiamo far fronte a più di 30 contratti, tra satellite che abbiamo oltre alle altre spese che noi qui per le spese nostre noi attrezzature e tutto quello che è il nostro impegno non, non, me, non prendiamo niente da nessuno, quello che è il tuo aiuto è per pagare il canone in ogni posto dove voi siete, in ogni regione, per pagare il fitto mensile che noi paghiamo. Se Dio ti mette nel cuore di esserci di aiuto, fallo e non mancherà il Signore di benedirti perché questa è un'opera. Che lui l'ha voluta, lui la porta avanti. Noi sappiamo già che non siamo capaci, ce l'ho affidato e lo facciamo come meglio che per conto nostro perché è una chiamata speciale. Dio ti benedica. Ci vediamo questa sera alle ore 20 per il culto di adorazione. Ti voglio ripetere il numero di conto corrente: 31 25 709. Sulla causale ci puoi scrivere offerta TV intestato a parole di vita, conservati la ricevuta che puoi scaricarlo in contabilità se ne parli con il tuo commercialista. Pace, Dio ti benedica e ti benedica anche per quello che Dio ha messo nel tuo cuore per collaborare in questa opera speciale. Dio ti benedica, pace e buona giornata.